E siamo qui ai microfoni. 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 Di Radio 2, Rai Radio 2. Programmone con Nino Frassica e Gianfranco Batti. Oggi 22 dicembre. 22 dicembre. Da un calcolo matematico, mancano 3 giorni al Santo Natale. Sì. Hai visto? Calcolo matematico, ho fatto un calcolo. 23, 24 e 25. Noi qui in radio, vedi, mette padre, sono felice. Sì, eh? Sì, sì. Quando sì. Sono in radio, invece se leggo una brutta notizia sul giornale, certo. Se vedo per esempio uno che soffre. E beh, quello pure io. Certo. Sono triste, cioè, certo. Se sono malato. È ovvio. Non sono. Invece alla radio mi rallegro, sì. Perché io la radio. Da gioia la radio. La radio la metto al primo posto. Pure io. Nella vita le cose più importanti sono tre. Sono tre. Sono te. Al primo posto? La radio. La radio. Sì. Secondo l'arte, sì. La famiglia, il lavoro. L'amore, sì, tre l'abbiamo superato. Il Santo Stefano, il rispetto per le strade, erano tre, la pelle liscia come la pesca, e a ultimo posto metterei, diciamo, il disordine. Il disordine non perché? Mi piace. Ma manca a me, mi piace. Non lo levamo proprio. Perché? Allora, sì. Però adesso che dobbiamo fare? Sì, dobbiamo la sigla. Sigla, c'è la sigla. Sigla. Programmone qui, Rai Radio 2. Dillo bene. Rai qui da Rai Radio 2, programmone sigla. Il programmone. Nino Frassica presenta Programmone con Nino Frassica e Gianfranco Padda. Il programmone. Oggi San Forro. Oroscopio, non ho detto. Ah. Oroscopo. Oggi San Forro. Protettore degli uomini che si truccano più delle donne. Domani San Trubino. Protettore di quelli che hanno le spalle piene di bolle, mamma mia, che fa un po' impressione. Fa impressione, sì. Fa impressione, fa molta impressione. Sì. Clima valevole tutto l'anno. Che vuol dire questo clima? Clima valevole tutto l'anno. Come che sempre estate uguale? Estate fa caldo, autunno tempo così così, inverno fa freddo, primavera tempo primaverile. Mamma. I nati oggi, la persona che voi amate vi delude, vi respingi a parole. Vattene, vi respingi anche con la pala e vi dà colpi di pala sulla testa. Addirittura sto vi lancia i piatti, brutta bestia, vi dice. Peccato stare con lei. Peccato che siate innamorati, se lo essiate non essiatelo perché non merita. Numeri fortunati 1, 2, 3 e 4. Questo è un caso, una combinazione. Fiore fortunato il camafello. Il camafello. Camafello. E abbiamo al telefono Pasquale Diano Marina. A Natale cosa farà Pasquale? Cosa cucinate a Natale, Pasquale Diano Marina? I pezzoni e i maccarini. I pezzoni e i maccarini. Che sono roba buona. Cos'è il carbone? Sono dei dolcetti tradizionali. E come vengono fatti? Vengono fatti tu, pezzoni, un po' che è buono con te cose. Poi ci gira a mattini e fai cazzunini. Cazzurica. Tu i devi cuocere, entri in cazzurica. Vanno cotti dentro la zurica. Va bene, hai capito tu? Sì, se vanno cotti dentro qualche cosa. Azzurica. Sì, azzurica. Che boh, azzurica. Che lo strutto, che è? Lo strutto. Da non mettere nel forno. No, questo l'ho capito, questo si è capito. Azzurica. Ah, nella pentola, che è? Dentro azzurica quella fattura di umano. Ah. Bene, bene, bene. Salutiamo Pasquale Diano ciao. Marina, grazie, ciao. Grazie. E casu giardu! E razza casu! Casardu de razza! E aveva promesso che avrebbe portato nuovi ospiti il nostro agente titolare dell'agenzia. What a wonderful world. E poi non sì. Pronto in linea, what a full Ford? Oh, what a wonderful world. Se sei pronto io vi sento. Come va? Volete un gruppo? Sì. C'ho i sbadigliatori di Siena. I? Sbadigliatori di Siena. E in che sono cosa consiste il sono tipi di sbandieratori, ha presente che i bandieri sì. Che ormai hanno rotto hanno, sì. Invece di sbandierare? Sbadigliano, i sbadigliatori di Siena, capito? E mandano un suono oppure è silenzioso? No, sbadigliano così, è bello, la gente rivede che questo. Guardi che veramente lei ci ha fornito una bella fornitura di artisti. E allora qua ve le mando allora, sì. C'è anche il maiale ammaestrato che balla il limbo. Cioè, il maiale ammaestrato che balla il limbo, questo è anche interessante. Sì, va bene, la ringraziamo.
No, sono io che ringrazio voi. E con, chi mi chiama? Qualcuno dell'ufficio? Vabbè, ma voi ce lo dite. La nostra segretaria, Luisa. World Music Development Management è sempre a disposizione. Va bene. Poi chiamate però, ah. Non, sì, non, sì, non... sì, sì, sì. Grazie. Arrivederla. Oggi a Programmone in esclusiva internazionale abbiamo il Maurizio Crozza, diciamo in gonnella. Ah sì, 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 sì. Si dice così, è un uomo, ma si dice così. Ma serio? Un imitatore, così? Numero uno, sì. La versione cinese di Alighiero Noschese. Ah. Il più bravo imitatore cinese che vive in Italia, su Gigi. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno su Gigi. Da quanti anni vive in Italia? Ah, io già grande, 40, no, 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 20, 20 anni. 40 e 20, vabbè. Lei conosce i nostri grandi imitatori, li conosce? Chi conosce dei nostri grandi imitatori? Chi è lei? Non schiume. Alighiero Noschese. Alighiero Noschese, non schiumi a te. Alighiero Noschiumi. Problema, eh? Oggi... Goggi. Loretta Goggi. Loretta Goggi. Loretta Goggi. Loretta Goggi. Gigi Sabani. Ah, però ce lo ricordiamo, come sì, no. Sì, come no. Max Giusti. Max Giusti. Max Tortola. Ah. Max Tortora, sì, 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 sì. Mi piazza. Mi piazza. Ti piace? Ti piace, gli piace, non si ti piace, sì. Fiolelo. Fiorello. Ah. Virginia La Fala. Vicino a Raffaele, vedete? Ah, Raffaele. Sì, sì. Ah, bene, bene. Raffaele, oggi sì, chi imita lei? Chi imita? Enzo Micchio. Enzo Micchio, sai chi è Enzo Micchio? No, chi è? È quello stilista che si occupa di moda. Ah, sì, sì. Tutti si occupano di moda, gli stilisti. Raffinato, di che sei molto raffinato. Ho capito, sì. Allora, ci fa l'imitazione di Enzo Micchio, prego. Guarda, parte, pronti, via. Enzo Micchio. Faccia l'imitazione, sì. Sono Enzo Micchio. Va bene. Sì, sì, lavoro, sì, sì, in televisione. Mi occupo moda e Enzo Micchio. Come ti vesti? Come ti vesti? Ah, ecco. Sì. Lei fa la trasmissione intitolata Come ti vesti? Sì, sì, sì. Bene, sì. Com'è venuta questa imitazione? Ma insomma, possiamo chiedere a Puddu. Come gli sembra Puddu, a lei? Che qui me parece che sei buon. Bene. Come ti vesti? Bene. Sì, sì. Ringraziamo il nostro ospite su Gigi e ringraziamo anche il critico Puddu. E per l'intervista doppia da solo oggi abbiamo Pupi Avati. Pupi Avati. Ah, caro Pupi. Un mio miro, Pupi Avati, nome? Pupi. Pupi viene da? E Pupi viene da Giuseppino. Professione? Regista. Nato a? A Trapani. Ogni tanto io, a seconda di chi è l'interlocutore, cambio. Ho capito. A volta, a volta. A chi devi dire grazie e a chi devi dire preghe? Vigile? Vigile, buongiorno. Non ero io con questa automobile, era soltanto mio. Questa è la risposta alla domanda a chi deve dire grazie e a chi deve dire preghe. Il primo bacio. Vigile? Vigile, buongiorno. Ultimo viaggio? Firmato Pupi Avati, l'ultimo viaggio del sottoscritto Pupi Avati. I primi ricordi della scuola. Vigile? Vigile, buongiorno. E tutti gli E con queste belle parole finisce qui l'intervista doppia da solo di Pupi Avati. Grazie, bravo, grazie Pupi. Bravo caro Pupi. Grazie caro Pupi. Sei tu Pupi? Sì, già sono io. Grazie Pupi. E Vigile? Vigile, buongiorno. E siamo giunti alla rubrica L'Enigma. Grazie. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno, salutalo. Buongiorno. Ma saluti. No, l'ho salutato, mamma mia. No, l'ho salutato, grazie. Non hai tempo. Qual è l'enigma di oggi? Allora, oggi si tratta di un esercizio di metamorfosi. Sì. Praticamente io mi trasformerò, pur sì, essendo del 72, ma mi trasformerò sì, in nonno. Ah. Io mi trasformerò in nonno. C'è un'unica, diciamo, richiesta.
devo chiedere quanta pazienza possono avere i nostri amici e quanta pazienza possiate avere voi, perché per il mi tempo serviranno almeno una trentina d'anni. Va bene, va grazie. Benissimo. Quello è l'enigma di oggi, questo è l'enigma di oggi. Buon Natale programmone, buon Natale programmone, buon Natale programmone, trullalà. Quanto è buono il panettone, quanto è buono il panettone, quanto è buono il panettone, trullalà. Buon Natale, buon Natale, buon Natale programmone. Buon Natale, trullalà. Quanto è buono il panettone, quanto è buono il panettone, quanto è buono il panettone, trullalà. Caro Padda, sì. Ho scritto una poesia per te, ho perso veramente... Che cosa? 10 minuti della mia, del mio riposo, l'ho tolto del mio riposo. Guarda, non c'era bisogno per scrivere quanti, questa poesia a te. Quando non c'era bisogno che lei si privava del suo riposo. Che bella persona, persona a dedicata a te. Che bella persona. Già me ne ha dedicate 4, ne vogliamo, non so quante. E questa si chiama. Ma non bella me le dedichi, guardi. Io la ringrazio. Aspetta, aspetta, la musica. Che bella persona che sei, padre. Grazie. Certo, non sei il primo della fila. Ecco. Questo no. Sei l'ultimo. Vabbè, prima di te c'è Tizio, Caino e Zembroni. Caio magari. Sì. Gli ultimi saranno i primi, ricordati. Sì. La gente ti disprezza, non ti ma sopporta. Non la gente, non... Ti offende, ti calunna e non ti non disprezza. Calunnia, non mi calunnia. Fatti coraggio. Sì. Non ci pensare. Ma che? Sembra che tutto questo vada via al volo come le nuvole. Che cosa? Supera e vince questa realtà dei fatti. Ma che realtà? Ok, ok, vale zero. Ma okay, non vale con zero. Ok, sei un nulla, ma. Vabbè, mo bisogna aspettare, per sta ammazzarle. A me la libera scelta. Sì. La libertà del pensiero. Che sono una brava persona. Che mi deve vietare di pensare, sì, che sei una bella persona. Caino era una brutta persona. Sì. Ah, pure tu sei Caino? No, non sono Caino, io. Sei Abete. Vabbè. Abetele. Bene. Ma Caino, nessuno ci ha mai dedicato una poesia, sì, e digli bella persona. Te lo dico solo io, contro il resto del mondo. Che c'entra Caino? Io ti dico a te, sì, contro il resto del mondo, contro il resto del... che sei una bella persona. Cioè praticamente persona, solo lei, vabbè, grazie. Sai come si intitolava questa? Una bella persona. Che bella che persona, bella persona. Un numero 5. Programmone su Radio 2, su Radio 2. E vi salutiamo, sì, dandovi buon Natale e appuntamento a domani, sì, domenica 23. E lo diamo pure domani il buon, sì, Natale, no? Sì. Appuntamento, sì. Sono tristino perché è finita la puntata. Eppure io, ciao, pure io. Ciao, comunque ciao, salutiamo, ciao, tutti da salutiamo tutti da Programmone Rai Radio 2. A domani. Programmone.